Prenditi la sedia lì in fondo, nell'angolo, vai giù di corsa adesso. Signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti al Palazzetto dello Sport di Mezzocorona, dove fra poco si disputerà la seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A1 femminile, che vedrà opposte la formazione di casa del Mezzocorona contro l'SSV Brixen. Passiamo a presentare la formazione ospite del Brixen, con il numero 12 il capitano Sara Hilber, con il numero 16 Monica Prunster, con il numero 17 Giorgia Di Pietro, con il numero 19 Violetta Vegni, con il numero 20 Loredana Put, con il numero 22 Nelly Habiker, con il numero 25 Giada Babbo, con il numero 26 Francesca Lukin, con il numero 38 Mardis Rabanser, con il numero 44 Lena Di Carlantonio, con il numero 55 Sofia Katarina Kiesenhofer, con il numero 66 Anna Saranovic, con il numero 69 Elisa Sozio, con il numero 77 Vicky Vicoler, allenatore Kubi Nussing. Ed ora per la formazione di casa, con il numero 3 Enrica Terrana, con il numero 4 Aurora Gislimberti, con il numero 5 Giorgia Fusina, con il numero 8 Juliana Feig, con il numero 10 Alice Groff, con il numero 12 Elena Pedron, con il numero 16 Niki Razzica, con il numero 17 Roberta De Mattio, con il numero 21 Gaia Battisti, con il numero 22 Luisa Dalla Valle, con il numero 23 Arianna Mazzucchi, con il numero 27 Giada Veronese, con il numero 33 Eleonora Italiano il capitano, con il numero 46 Marica Pilati, con il numero 82 Anna Chiara Campestrini e con il numero 99 Arianna Buratti, allenatrice Sonia Giovannini. Arbitri dell'incontro i signori Nunzio Bertino e Sergio Bozzanga. Buona partita a tutti. Buonasera a tutti ed eccoci a Mezzocorona per la prima partita casalinga del girone di ritorno, che vedrà opposte la formazione del Mezzocorona alle campionesse d'Italia in carica dell'SSV Brixen. Una partita sicuramente per la squadra di casa alquanto difficile, vista la caratura del Brixen. Comunque Mezzocorona che purtroppo dopo una sconfitta di misura in quel di Prato vorrà dimostrare di riprendersi immediatamente e quantomeno portare a casa una partita di qualità. È quasi tutto pronto perché gli arbitri possono dare il fischio d'inizio. Ok,
che avverrà fra pochissimo. All'andata chiaramente aveva prevalso il Bressanone sul mezzo corona. Adesso vedremo cosa saprà fare la squadra di casa per contrastare la forte compagine del Bressanone. Tutto pronto per dare l'inizio. Brixen che vede chiaramente Giada Babbo in campo. Ecco, pronti, via. Sarà Hilber all'ala destra, Put a terzino destro, Di Pietro centrale, Habiker terzino sinistro e Giada Babbo all'ala sinistra con Violetta Vegni pivot, Violetta Vegni che l'anno scorso ha giocato con la formazione del mezzo corona. Il mezzo corona con Giada Veronés e segna Hilber il gol del vantaggio per il Bressanone. Adesso palla a Campestrini che subisce fallo e quindi rimessa mezzo corona con Giada Veronessa alla destra, Julia Feig terzino destro, Campestrini centrale, Gislimberti terzino sinistro e Gislimberti che penetra e si procura un tiro dai 7 metri per il fallo subito. Dicevo, la formazione del mezzo corona si completa con Luisa Dalla Valle che gioca all'ala sinistra. Rigore che si presta a battere Gislimberti e che batte Luchin segnando il gol del pareggio per la formazione di casa. Bressanone che riprende il gioco, sempre le formazioni, Pietro al centro, Abicher a terzino sinistro e Put a terzino destro, mezzo corona che attua una difesa 6-0. E con un taglio Giada Babbo riesce a procurarsi la palla e segnare il gol del 2-1 e nella rimessa purtroppo mezzo corona che sbaglia il passaggio. Bressanone può andare in seconda fase ma questa volta prende il palo e nella respinta dal palo la palla torna in mano alla formazione di casa e che può ricominciare a giocare in attacco con Anna Chiara Campestrini al centro, Enrica Terrana a pivot, Julia Feig. Fallo su Julia Feig mentre era al tiro ed ha preso la traversa, però gli arbitri hanno fischiato un'infrazione al Bressanone per cui si è ripreso con un tiro dai 9 metri. Giada Veronés, Feig e palla persa, Giada Babbo in contropiede e segna il gol del 3-1. Rimessa del mezzo corona dal centro con Campestrini che subisce un fallo mentre va al tiro e quindi nuovamente punizione dai 9 metri per il mezzo corona. Mezzo corona che riprende a far girare la palla da Feig a Campestrini a Gislimberti, taglio di Dalla Valle, Campestrini, Campestrini ancora dopo aver dato la palla a Feig e Gislimberti che subisce fallo mentre va al tiro e da parte di Di Pietro e quindi nuova punizione dai 9 metri per il mezzo corona e Campestrini altro fallo e ammonizione a Violetta Vegni per il fallo perpetrato nei confronti di Anna Chiara Campestrini.
Erika Terrana batte la punizione dai 9 metri, Faig, Campestrini e Gislinberti passa ad Alla Valle che segna uno splendido gol dall'ala. Put che sbaglia il tiro da fuori e contropiede, però il lancio già da Veronese non riesce a intercettare il lancio fatto, quindi palla a Di Pietro che Di Pietro con un tiro da fuori segna nuovamente il vantaggio di due reti per il Bressanone che si porta sul 4-2. Un'azione un po' troppo frettolosa da parte del mezzo corona che non è riuscito a realizzare il contropiede e dando così, regalando la palla al Bressanone che ha avuto buon gioco e ha potuto segnare sempre Veronese, Faig, Gislinberti. Rigore, Gislinberti si procura un altro rigore per il fallo subito. Di Pietro non è riuscita a fermarla, Gislinberti con un cambio di direzione ed è riuscita a penetrare e procurarsi il tiro dai 7 metri che si appresta. Cambio del portiere per il Bressanone, è entrata Monica Prunstner che ha sostituito Luchin. Gislinberti che si fa parare il tiro dalla Prunstner, ha tentato un tiro in mezzo sotto le gambe della Prunster che però non si è fatta sorprendere. Abicher che sbaglia il tiro da fuori, nuova palla nuovamente al mezzo corona che con Campestrini che subisce fallo ha tentato una sortita in seconda fase, punizione per il mezzo corona che in questo momento dopo 6 minuti è sotto di due reti con un Bressanone avanti per 4-2. Faig, Campestrini, Gislinberti che segna il gol numero 3 per il mezzo corona, mezzo corona 4. Di Pietro che subisce un fallo da rigore e Giulia Faig che ha fatto il fallo è stata esclusa per 2 minuti, si appresta a tirare il rigore Giada Babbo contro Niki Razzica. Giada Babbo al tiro, Niki Razzica in porta e Giada Babbo prende il palo, ha tentato un pallonetto ma il palo ha detto no e quindi la palla torna al mezzo corona che in questo momento è sotto di un gol, 4-1 per il Brixen e 3 per il mezzo corona. Mezzo corona che gioca in 5 contro 6 con Dalla Valle che si è spostata al centro. Veronese che segna il gol del 4 pari per il mezzo corona, liberata da e Giada Babbo non riesce a segnare nella rimessa veloce fatta, palla che torna in mano al mezzo corona che può riattaccare anche se in inferiorità numerica con il risultato che le vede sul 4 pari. Campestrini che Veronese Dalla Valle, Gislinberti e Campestrini che prova il tiro da fuori ma viene ribattuto dalla difesa e quindi palla, gli arbitri che alzano il passivo. Dalla Valle che penetra però non riesce a segnare e Luchin para. Put Abicher che prova a incunearsi e subisce fallo. Vediamo qual è la decisione arbitrale. La decisione arbitrale è un'esclusione di 2 minuti per Giada Veronese.
e quindi il mezzo corona in questo momento si trova in campo con solo 4 atlete contro 6 del Bressanone. Punizione dai 9 metri, Degni, Babbo, Abicher, area di Sara Hilber, quindi la palla al mezzo corona e sempre il risultato sul 4 pari. No, mezzo corona che seppure in inferiorità è rientrata Julia Feig, quindi mezzo corona può attaccare in 5 ed è riuscita a non subire reti seppure in inferiorità di 2 unità. Palla che gira ancora Julia Feig, Gislin Berti, Campestrini, Erika Terrana, Campestrini, Gislin Berti, Gislin Berti che entra e però prova un era una buona penetrazione, Gislin Berti ha provato una girella che però Luchina ha parato. Enrica Terrana, un'improbabile entrata, e nella rimessa veloce da parte del Bressanone Violetta Vegni segna il gol del nuovo vantaggio per il Bressanone, vantaggio di una rete in questo momento. Dopo 9 minuti e 42 secondi il Bressanone si trova in vantaggio di una rete, 5 il Bressanone e 4 il mezzo corona, che è sempre in inferiorità numerica, sempre in inferiorità di una. E nuovamente tiro di Gislin Berti parato e il Bressanone in contropiede riesce facilmente a segnare la rete del più 2 e quindi si porta sul 6-4. E palla che adesso è ripresa dal centro, è rientrata anche già da Veronese, quindi mezzo corona a ranghi completi, adesso può attaccare 6 contro 6 per il mezzo corona. Mezzo corona che taglio di Dalla Valle, Campestrini, e Campestrini si fa deviare il tiro dalla difesa e palla sul fondo, però rimessa dal fondo da parte della formazione di casa. Gislin Berti ha battuto, è passato la palla a Campestrini, Feig, e Feig con un buon cambio di direzione segna il gol del 5, quindi mezzo corona 5 e Dalla Valle intercetta un bellissimo intercetto su un passaggio di Giada Babbo fatto per l'ala opposta Sara Hilber. La Dalla Valle molto attenta è riuscita a intercettare la palla in mezzo corona, può quindi riattaccare con un tentativo di entrata da parte di Julia Feig che ha subito un fallo. L'atleta rotagliana si sta rialzando, palla a Enrica Terrana che batterà la punizione dai 9 metri, l'arbitro indica il punto esatto, da Terrana a Feig a Campestrini, al centro Gislin Berti, Feig, Campestrini, Gislin Berti, Campestrini, e passaggio da terzino a terzino sbagliato da parte del mezzo corona e palla che torna al Bressanone che riattacca con un po' di confusione, ma adesso la formazione altoatesina sta riordinando le idee e facendo rigirare la palla. Scambio dei terzini, Abicher, Abicher a terzino destro, Putta a terzino sinistro che segna, che segna e porta nuovamente il Bressanone a più 2, 7-5 dopo 12 minuti e 28 secondi. Mezzo corona che nuovamente in attacco sta facendo girare la palla, Campestrini che si fa nuovamente
palla che torna sulle respinte di Luchin, due volte al mezzo coro, in mano al mezzo corona. La seconda volta Enrica Terrana che subisce un fallo e rimane a terra perché ha battuto la schiena. Adesso la ragazza si rientra, si rialza. Enrica si è rialzata dopo il fallo subito e quindi il gioco può riprendere. Riprende con un tiro dai, punizione dai 9 metri per la squadra di casa. Palla che gira ancora Gislimberti, Campestrini, Faig. Campestrini, Gislimberti, Faig al centro. Gislimberti, Campestrini. E Gislimberti con un ottimo cambio di direzione riesce a beffare la difesa del Bressanone ed a segnare il gol del però del meno uno, però immediatamente nella ripresa Giada Babbo riesce a penetrare in una seconda fase la difesa del mezzo corona e riportare a più due il Bressanone, che in questo momento si trova in vantaggio per 8-6. Solito giro di palla, solito schema. Adesso Campestrini è andata a terzino destro e Faig a centrale. Giada Veronesi, Gislimberti, Gislimberti che segna da fuori, beffa Luchin e si porta il mezzo corona sul 7, quindi una sola rete di vantaggio per le brissinesi che in questo momento conducono per 8-7. Put di Pietro Abicher, Abicher di Pietro Put, Babbo di Pietro, Babbo che taglia, Abicher di Pietro che con un tiro deviato purtroppo beffa Niki Razzica che nulla può, e quindi Bressanone nuovamente avanti di 2 per 9-7. La rimessa del mezzo corona che con l'allenatrice Sonia Giovannini che chiama un time out per tentare di riordinare le idee. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Buona gara. Bressanone che in questo momento ha fatto entrare Ana Saranovic. L'anno scorso era fra le fila del mezzo corona e quest'anno fino a tutto il girone di andata ha giocato con Pontigna ed ora è passata fra le file del Bressanone. Ana Saranovic a terzino destro e mezzo corona che si trova in attacco. Mezzo corona con Faig, Campestrini, che Campestrini tenta un passaggio a Terrana, però la difesa brissinese molto attenta è riuscita a intercettare la palla. Mezzo corona che macina nuovamente il gioco di attacco. No, fischiato un fallo di sfondo a Faig e nel lancio in contropiede del Bressanone
però Sara Hilber non riesce a, anzi Campestrini in vantaggio subisce un fallo da parte di Sara Hilber e quindi la palla torna in mano al mezzo corona. Bressanone sempre avanti di due reti per 9-7. Veronese, Campestrini, Faig, Gislimberti. Campestrini e Faig si sono scambiate, Faig al centro, adesso dalla valle. Dalla valle che entra dall'ala, però Lukin para e quindi la palla torna e la putta la palla e purtroppo la palla finisce sui piedi di Gislimberti che nulla può e quindi viene fischiato un fallo e la palla torna al Bressanone. Bressanone che ora Saranovic che sbaglia il passaggio all'ala e la palla finisce sul fondo e quindi torna nelle mani della formazione di casa che può riattaccare con Faig, Campestrini, Giada Veronese all'ala destra, Gislimberti, Faig, Campestrini. Solito schema con Giada Veronese. Campestrini che però si fa parare il tiro da Lukin e quindi può riprendere palla che finisce nelle mani di Saranovic. Put che però sbaglia, prende la traversa e Gislimberti nel contropiede con un pallonetto beffa Lukin. Bressanone che rimette in gioco dal centrocampo adesso il mezzo corona è sotto di una rete quando sono passati 17 minuti e 45 secondi. Mezzo corona piuttosto attento finora che ha saputo fare un buon gioco. Bressanone che macina il suo gioco. Ora Put, Di Pietro, Saranovic, Hilber e Niki Razzica che para sul primo palo e quindi la palla torna in mano al mezzo corona che può ricominciare in chiave offensiva con Gislimberti, Faig al centro e Campestrini al terzino destro. Gislimberti, Faig, Campestrini, Gislimberti, Campestrini, Gislimberti Gislimberti subisce un fallo, perde la palla ma sotto fallo e quindi nuovamente punizione per il mezzo corona dai 9 metri. No, e fallo sia su Campestrini che su Julia Faig, per cui nuovamente una punizione dai 9 metri per la squadra di casa del mezzo corona che può riprendere a giocare e Faig tenta ma subisce un altro fallo al tiro. La ripresa Campestrini, Veronese, Campestrini, Faig. Gislimberti che subisce dei falli abbastanza importanti. È stato fischiato un passivo al mezzo corona e il quale no, nessuno ha capito molto della cosa e quindi è andato la palla al Bressanone. Bressanone che comunque non è riuscito a concretizzare una seconda fase, adesso si ritrova a giostrare un attacco ragionando con sempre Di Pietro, Saranovic, Di Pietro, Put, Giada Babbo che taglia, Saranovic, Giada Babbo, Saranovic che fa sfondo sulle giocatrici del mezzo corona e quindi la palla torna alle padrone di casa che possono riattaccare quando
sono sotto di una rete. Mezzo corona con la solita formazione, Giulia Feig al centro, Campestrini a terzino destro, Feig, Gislimberti, e Campestrini al tiro da fuori, però para ma subisce un fallo, e l'allenatore Ubin Hossing, che protesta, viene ammonito dal direttore di gara per proteste, perché però il fallo su Campestrini era piuttosto netto, e quindi adesso mezzo corona che può riprendere il gioco. Altro fallo su Campestrini, Bressanone piuttosto arcigno in difesa, e Gislimberti che su Saranovic riesce con un ottimo cambio di direzione a penetrare e subisce un fallo da rigore. Gislimberti nuovamente contro Monica Prunstner, che ha sostituito Monica Lucchi, Francesca Lucchin in porta. Gislimberti contro Prunstner. Gislimberti che si fa nuovamente parare per la seconda volta il tiro di rigore dalla Prunstner. Quindi mezzo corona sotto di una rete con due tiri di rigore sbagliati. Devo dire, un mezzo corona comunque in palla ed in partita fino a questo momento. È rientrata la Abiker al posto della Putz per il Bressanone, la Saranovic si è spostata. Sara Abiker che però riesce a segnare con un tiro da fuori in doppio appoggio, e mezzo corona che deve rifare la rimessa dal centro perché gli arbitri hanno ravvisato qualcosa che non andava, e quindi mezzo corona adesso sotto per 10-8 quando mancano poco meno di 8 minuti al termine dell'incontro. Giulia Feig, un improbabile passaggio verso Gislimberti che finisce in fallo laterale e regala così la palla al Bressanone, che può nuovamente attaccare sempre con Di Pietro al centro, Saranovic ora a terzino sinistro, Abiker a terzino destro, Di Pietro, Abiker, Di Pietro, la Hilbert all'ala, scivolone di Dalla Valle e libera la Abiker che aveva un'autostrada per poter andare al tiro e segnare la rete del più tre per il mezzo corona, per il Bressanone, scusate. Ecco, mezzo corona nuovamente in attacco, sempre con la stessa formazione, dove c'è Campestrini, Feig, Campestrini, dalla Valle, Gislimberti che subisce fallo da Di Pietro, e quindi punizione dai 9 metri battuta da Enrica Terrana, e Campestrini riprova il tiro da fuori, però tira alto sopra la porta, sopra la traversa, e Giada Babbo riesce a recuperare una palla e Saranovic segna il gol del più 4 per il Bressanone. In questo momento mezzo corona che ha avuto un attimo di eccessivi errori e ha permesso al Bressanone di allungare al più 4, quindi 12 Bressanone, mezzo corona 8, quando sono trascorsi 24 minuti e 28 secondi. Gislimberti passa la palla a Feig, Gislimberti con un'ottima penetrazione riesce a segnare il gol del meno 3, e Bressanone
in attacco, subisce un fallo, ma l'allenatore del Bressanone, Ubi Nossing, chiama un time out, forse per ordinare le idee. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Ecco, terminato il minuto di time out, dove i rispettivi allenatori hanno cercato sicuramente di ordinare le idee e ridare fiato alle loro ragazze. Bressanone che si trova a rimettere la palla dai 9 metri con Violetta Vegni, che passa a Di Pietro, a Abicher a terzino destro, Di Pietro Saranovic, Di Pietro Abicher e Saranovic, che riesce a penetrare e segnare il gol numero 13 per il Bressanone, che si riporta a più 4. Ora cambiato Gislimberti, è finita il terzino destro e Campestrini a terzino sinistro. Feig sempre al centro, Feig al centro, passa a Gislimberti, prende una palla e infila nuovamente la rete, portando il mezzo corona a meno 3. Dalla Valle riesce a solo a buttare la palla in fallo laterale sulla seconda fase tentata dalla formazione ospite del Brixen. E Di Pietro che nuovamente, quando mancano 4 minuti, Bressanone attacca con Abicher, Di Pietro, Hilber che entra e riesce a segnare nuovamente la rete del più 4 per Bressanone. Mezzo corona che ritorna in avanti con Campestrini, Feig e Gislimberti. Dalla Valle che passa la palla a Feig, recupera Gislimberti, Feig nuovamente a mezzo corona che attacca, Feig, Gislimberti, Feig, Campestrini, Gislimberti al tiro, però sbaglia la porta e quindi il Bressanone può rimettere la palla. E sfondo da parte di Saranovic. E Veronese si fa stoppare la palla in seconda fase dai difensori del Bressanone e Violetta Vegni sbaglia la porta libera sui 6 metri dopo che Giada Babbo gli aveva fatto un ottimo passaggio. Palla che torna nelle mani del mezzo corona quando mancano 2 minuti e mezzo al termine della prima frazione di gioco. Sempre mezzo corona sotto di 4 reti, con un break subito di 3 reti in pochi minuti, però adesso mezzo corona sta riordinando le idee e Feig entra e subisce fallo, quindi punizione dai 9 metri per il mezzo corona, che si appresta a battere Mari Capilati, che è subentrata come pivot ad Enrica Terrana. Campestrini, che però fa un passaggio improbabile a Mari Capilati e la palla va al Bressanone, il quale in contropiede ha buon gioco ad incrementare il punteggio, che va a finire 15-10 per
il Bressanone, la squadra ospite. Solita formazione del mezzo corona, l'unico variante è stata, e Faig da fuori riesce con un sottomano a penetrare sotto le gambe di Francesca Lucchin e riporta mezzo corona a meno 4. E però nella rimessa a buon gioco la parte destra del Bressanone, che riesce a passare una facile palla a Hilber, che segna e beffa Nicky Razzica, riportando il Bressanone al più 5 in vantaggio per 16-11. Adesso è uscita Campestrini, è entrata Fusina all'ala, al centro dalla Valle, che però passa Gislimberti, e Bressanone che può riprendere ad attaccare e dà la palla per portarsi in vantaggio ancora di una rete. Però Veronese la partita, il tempo era finito, quindi Bressanone in vantaggio di 5 reti dopo che sono trascorsi 30 minuti, è finita la prima frazione, quindi il Bressanone conduce per 16-11 e Sara Habiker mi pare ha segnato l'ultima rete. Ci risentiamo fra un quarto d'ora, quando ci sarà la ripresa e ci sarà la seconda parte della partita. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi
e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino.
il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Eccoci nuovamente in onda per la seconda frazione di gioco fra la squadra del Mezzocorona e le campionesse d'Italia del Brixen. Mezzocorona che batterà la prima rimessa in gioco. Tutto pronto, si aspetta solo il fischio arbitrale per dare inizio. Mezzocorona che gioca con solo cambio rispetto alla formazione che ha iniziato, e c'è Mari Capilati a pivot al posto di Erika Terrana. Per il resto le solite 5 ragazze: Dalla Valle, Faig, Campestrini, Gislimberti e Giada Veronese. Gislimberti, Faig, Campestrini, Gislimberti, Veronese, Gislimberti, Campestrini, che prova la penetrazione, però si fa parare il tiro da, e la palla sulla respinta finisce in mano ad Dalla Valle, che subisce fallo e quindi rimessa. Palla che gira nuovamente con Faig, Campestrini ora al centro, Gislimberti, Campestrini che fa un passaggio dietro la schiena a Faig, però sbagliandolo completamente, quindi la palla torna nuovamente in mano al Bressanone, che può attaccare. Anche il Bressanone, difatti, a parte Saranovic che sostituisce Put, per il resto ha la stessa formazione con la quale hanno iniziato la prima frazione di gioco. Risultato sempre di 16 a 11 per Bressanone. Di Pietro che palo palo, una cosa abbastanza difficile, palo palo, però la palla esce e quindi Campestrini che prova la penetrazione, però viene fermata dalla difesa, non riesce a tirare in porta e quindi nuovamente rimessa dai 9 metri con una punizione per il Mezzocorona. Gislimberti, Campestrini che però si fa parare, impresa la palla da Eluchin, passa a Babbo, Babbo a Vegni che era liberissima al centro e può segnare la rete del vantaggio per 17 a 11, vantaggio di 6 reti per il Bressanone. Attimo di riposo per Gislimberti che è uscita, al suo posto all'ala c'è Fusina e al centro è entrata la Dalla Valle, che però è nuova rimessa veloce del Bressanone che riesce a segnare la rete che porta il Bressanone in vantaggio di 7 gol, 18 a 11 per Bressanone. Dalla Valle, Faig, Veronese, Dalla Valle al centro, Campestrini, Dalla Valle che prova la penetrazione ma viene fermata, quindi punizione dai 9 metri. Campestrini, Dalla Valle al centro, Faig a terzino destro, Dalla Valle che sbaglia completamente il passaggio e quindi il Bressanone in contropiede fa un lancio in contropiede e Babbo non sbaglia,
caratteristica del Bressanone è chiaramente quando sbagli la palla, la velocità di Giada Babbo che dall'ala non perdona, e quindi Bressanone che nel giro di soli 4 minuti si porta sul 19-11 allungando Mezzocorona, che non è ancora riuscita a segnare nella seconda frazione di gioco. Adesso ci prova con Campestrini, Giulia Faik che penetra e segna e beffa Lukin segnando il 12° gol per, e adesso e palla sbagliata dal Bressanone. Veronés e Dalla Valle fanno un'ottima cosa portando il segnando la rete e riportando il Mezzocorona a 6 gol. Di Pietro penetra nella difesa del Mezzocorona ma sbaglia la porta, e quindi palla che torna nelle mani della squadra di casa, quando il risultato vede il Bressanone prevalere di per 6 reti sul 19-13. Sono trascorsi esattamente 5 minuti e 2 secondi. Sempre Dalla Valle al centro, Faig e Campestrini che viene fermata Dalla Valle, Fusina, Dalla Valle, Campestrini, Veronés, Faig, Campestrini, palla sbagliata da Campestrini e contropiede facilissimo per il Mezzocorona, per il Bressanone che segna la rete numero 20 e si porta in vantaggio di 7 reti dopo che sono trascorsi 5 minuti e 43 secondi della seconda frazione. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia, il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori, le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe, e naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. In una situazione di timeout, in quanto respira, sei in Trentino. Gli allenatori del Mezzocorona lo hanno chiamato per cercare di rimettere ordine fra le file della squadra di casa, per vedere di contenere quantomeno la forte formazione del Brixen, che chiaramente non ti permette di sbagliare in attacco, perché se sbagli una palla in attacco il Bressanone non sicuramente ha delle giocatrici che in contropiede riescono a veramente a fare proprio il gioco e da segnare in contropiede o seconda fase con molta facilità. Mezzocorona che adesso, a parte Giulia Faig, ha messo in campo una formazione giovanissima e con Luisa Dalla Valle che con un buon cambio di direzione riesce a penetrare la difesa del Brixen e a provocare e a conquistare un tiro di rigore che si appresta a battere Giulia Faig. Giulia Faig contro Francesca Lukin. Giulia Faig ha mosso il piede, per cui viene il rigore, viene annullato. Mezzocorona che sin qui ha sbagliato 3 rigori, 2 con Gislimberti che però finora ha disputato un'ottima partita, e uno adesso con Giulia Faig. Brixen che attacca nuovamente, Luisa Dalla Valle riesce a intercettare la palla e in contropiede infila la 14° rete per il Mezzocorona, che si porta quindi sul Faig che, e Alice Groff in contropiede riesce a segnare la 15° rete per il Mezzocorona dopo un ottimo intercetto da parte di Giulia Faig nella
nell'attacco del Bressanone, e il mezzo corona che nel giro di un minuto si riporta a meno 5, 20 per Bressanone e 15 per mezzo corona, quando sono trascorsi 7 minuti 40 secondi dall'inizio del secondo tempo. Di Pietro, Abicher che però fa sfondo sulla difesa del mezzo corona, il quale può riprendere ad attaccare. Veramente formazione molto molto giovane per il mezzo corona, con però Dalla Valle che sbaglia un passaggio, sbaglia nettamente un passaggio, e quindi la palla torna al Bressanone nella concitata fase di tentativo di seconda fase per il Bressanone. È stato decretato un fallo su Hilber e quindi la palla è tornata in mano al Bressanone, che può nuovamente attaccare formazione. E Di Pietro con un sottomano da fuori prende il palo, però la palla esce in fallo laterale e mezzo corona può riattaccare nuovamente con Luisa Dalla Valle, che però sbaglia la porta. E viene fatto un lancio in seconda fase da parte del Bressanone, però e mezzo corona che con un'ottima seconda fase segna la 16ª rete e si riporta sotto a meno 4. Ubi Rossing, l'allenatore del Brix, non ci pensa due volte e chiama time out per riordinare le idee, perché le sue ragazze hanno commesso qualche errore di troppo in fase di attacco. Sono trascorsi 9 minuti e 18 secondi della neve, dall'inizio della seconda frazione, ed il mezzo corona il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. E quindi le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Chiamato dalla formazione ospite. Respira. Ora vedremo Emerzo Corona, che comunque sta giocando con Campestrini e Gislimberti, che sono in panchina a riposare un attimo, e gioca con una formazione giovanissima. Ci sono in campo 3 2004 e un 2003 su 5 attaccanti, quindi formazione molto giovane contro le campionesse d'Italia del Bressanone. È rientrata la Put al posto di Saranovic. Adesso il resto della formazione, il Bressanone gioca con la medesima formazione. E mezzo corona che riesce a intercettare una nuova palla e si porta sul meno 3. 20. Giada Babbo si fa parare nella contropiede, si fa parare da Niki Razzica, però è stato fischiato un fallo perché la palla è stata ributtata in area da parte di Giada Veronés, e la palla torna in mano al Bressanone con la Put. E Giada Babbo sbaglia nuovamente perché Niki Razzica para un'eccellente palla. Mezzo corona che può attaccare nuovamente con la stessa formazione di prima. Dalla Valle, Faig, Dalla Valle, Groff, Alice Groff, Dalla Valle, che però sbaglia il passaggio e riconsegna la palla al Bressanone, che può nuovamente attaccare con la Put. Di Pietro,
che però sbaglia il tiro, ma che tiro che finisce nelle mani di Violetta Vegni, che però sbaglia e si fa parare da Niki Razzica, e quindi Mezzocorona che riprende la palla dopo 11 minuti e 24 secondi della seconda frazione può nuovamente attaccare e tentare di ridurre ancora lo svantaggio al meno due, però Alice Groff sbaglia il passaggio e la palla torna fra le mani del Bressanone, che può fare la rimessa in gioco. Babbo, Put, Di Pietro, Abicher e Hilber e Vegni, la formazione del Bressanone. Ora Put, Di Pietro, Abicher, Di Pietro, Hilber, che prova, ma Hilber non riesce a beffare Niki Razzica, che sembra nella seconda frazione abbia deciso di non dare molte chance alle avversarie ed ha nuovamente fatto un'eccellente parata. Adesso è rientrata al posto di Groff, è rientrata la Gislimberti, la Luisa Dalla Valle, con un ottimo cambio di direzione è riuscita a penetrare e a subire un fallo che ha decretato punizione dai 7 metri, che si appresta a battere la Julia Feig contro Monica Plunster. Julia Feig contro Monica Plunster, e Julia Feig segna la rete del meno 2 per il Mezzocorona dopo 12 minuti e 46 secondi della seconda frazione. Mezzocorona a sole due lunghezze dal Bressanone, Bressanone che conduce per 20 a 18. Ora in porta è rimasta Monica Plunstner e Di Pietro fa un improbabile passaggio e quindi la palla ritorna nelle mani del Mezzocorona, che può nuovamente attaccare, no, quando si trova sotto di una sola rete. Però Dalla Valle e Veronese non si capiscono e Dalla Valle fa un passaggio purtroppo sbagliato che finisce in fallo laterale e la palla torna fra le mani del Bressanone. Bressanone che può riattaccare, adesso è stata tolta Di Pietro ed è stata messa Saranovic, quindi il trio davanti del Bressanone è Put, Abicher al centro e Saranovic a terzino destro, le ali sempre quelle, no, passaggio di Abicher sbagliato, palla Saranovic sotto passivo, e però parata di Razzica, ma la ripresa finisce fra le mani di Manella. Rimessa Giada Veronese segna e beffa Monica Plunster, segna nuovamente meno 2 per il Mezzocorona. Saranovic Sarano non si è capito molto nelle rimesse, però Saranovic ha segnato il gol. Adesso un po' di confusione in attacco, un po' troppa velocità adesso, per fortuna un 9 metri che fa riprendere a giocare in maniera seria e ragionata le due formazioni. Palla a Julia Feig, palla e nuovamente la Giada Veronese che entra ma subisce un fallo e quindi rigore a favore del Mezzocorona, che si appresta nuovamente a battere la Julia Feig contro Monica Plunstner. Julia Feig pronta per il tiro di rigore, la Plunstner para ma la palla finisce in fallo laterale. Mezzocorona che sin qui ha sbagliato 4 rigori e si trova sotto di 3 reti, no, veramente Mezzocorona che ha dimostrato di avere
sicuramente alcuni momenti di difficoltà, ma nel complesso sta disputando una buona gara e mettendo in seria difficoltà le campionesse d'Italia. E bellissima passaggio da parte di Luisa Dalla Valle a Aurora Gislimberti, che costringe Hilder a fare un fallo che comporta la sua esclusione per 2 minuti e che permette a Gislimberti di segnare la rete del meno 2 quando sono trascorsi 16 minuti della seconda frazione di gioco. Bressanone quindi adesso attacca in 7 perché ha tolto il portiere, quindi 7 contro 7 in attacco. Bressanone senza portiere, Babbo, Put, Saranovic che su Gislimberti, però Saranovic era sotto fallo prima di effettuare uno sfondo su Gislimberti. Babbo, passaggio all'ala, Babbo, Saranovic, Put, che però sono il Bressanone sotto passivo, adesso dovrà provvedere a tirare immediatamente. Era Zica Para, mezzo corona che se ne va, però Julia Feig si fa parare da, e già da Babbo può segnare la rete del più 3 per il Bressanone. Purtroppo mezzocorone ha sprecato un attacco, era in vantaggio, ma Feig si è fatta parare da Monica Prunstner il tiro e quindi Bressanone può nuovamente, si è portato avanti di 3 reti e Gislimberti entra dall'ala ma si fa parare da Prunstner. Babbo, palla al mezzo corona, ma Dalla Valle ha fatto un fallo, non si è capito molto. Dalla Valle, boh, mistero un po', la palla è stata ridata al Bressanone che batte una punizione dai 10 metri e adesso Bressanone ha ranghi completi mentre il mezzo corona è in inferiorità numerica. Non si è capito molta la scelta. Però Hilber prende il palo, quindi la palla torna nelle mani del mezzo corona che adesso può nuovamente attaccare. Veronese sempre in campo con Julia Feig, Gislimberti, Fusina e passa la palla a Marika Pilati che però viene fermata con un fallo. Feig passa a Veronese ma subisce fallo, quindi palla nuovamente al mezzo corona che può battere un tiro di punizione dai 9 metri battuto da Marika Pilati. Feig e Feig segna sotto le gambe a Monica Prunstner e nella seconda fase però il Bressanone non perdona e fra Babbo e Vegni riescono a segnare la rete del 24 a 21 per mezzo corona, quindi in questo momento il mezzo corona è sotto di 3 reti dopo che sono trascorsi
quasi 20 minuti della seconda frazione. Mezzocorona che attacca sempre in inferiorità numerica per l'esclusione di Luisa Dalla Valle, con è stata liberata Enrica Terrana, che però si è fatta parare il tiro, e Sara Hilber segna purtroppo la rete del più 4, non purtroppo, bene per il Bressanone sicuramente, segna la rete del più 4 grazie all'errore al tiro da parte di Enrica Terrana, che era libera sui 6 metri. Adesso è stato fischiato uno sfondo a Gislimberti, un improbabile sfondo a Gislimberti. Giada Babbo, è stato fischiato un fallo a favore di Giada Babbo, è una decisione alquanto dubbia, in quanto poteva starci tranquillamente anche un fallo di sfondamento da parte dell'atleta altoatesina, ma comunque va bene così. Bressanone che si ritrova nuovamente in attacco quando mancano poco meno di 9 minuti al termine della partita. Put che segna da fuori purtroppo la rete del più 5. Mezzocorona che riattacca, Veronese che subisce fallo, la palla torna in mano al Mezzocorona. Adesso Mezzocorona che si è ricompattato, fuori Giulia Faiga, al centro Luisa Dalla Valle, terzino destro Aurora Gislimberti, terzino sinistro la Anna Chiara Campestrini, però Gislimberti sbaglia il tiro e consegna la palla nuovamente al Bressanone, che può attaccare quando si trova in vantaggio di 5 reti a poco meno di 8 minuti dal termine della prima frazione. E Saranovic che trova un gol. Gislimberti sbaglia il passaggio. Ma no! È concitata azione di gioco, sembrava un fallo. Un fallo su Campestrini, invece gli arbitri hanno dato palla al Bressanone, che ha potuto andare tranquillamente in contropiede, e Sara Hilber ha sbagliato il tiro, colpendo però allo stomaco in maniera molto violenta Niki Razzica, che ha dovuto lasciare il campo ed è stata sostituita da Elena Pedron quando mancano 7 minuti al termine della gara. In campo Dalla Valle, Campestrini, Dalla Valle che prova il tiro ma subisce fallo. Sempre Terrana a pivot, Dalla Valle al centro, Campestrini, e che libera benissimo Gislimberti dall'ala, riesce a segnare. È Bressanone che nella seconda fase trova in parte sguarnita la difesa del Mezzocorona, che riesce, e quindi Bressanone riesce a liberare Violetta Vegni, la quale non perdona e segna infilando Elena Pedron, la giovanissima Elena Pedron. Mezzocorona che adesso torna in attacco e rientra Giulia Feig, e quindi esce Fusina e all'ala si riporta la Luisa Dalla Valle. Intanto al posto di Giada Veronese è entrata Roberta De Mattio.
Di Pietro su Feig. E Julia Feig riesce a beffare Monica Prunstner, però in seconda fase ci mettono troppo le ragazze di Mezzo Corona a rientrare e quindi la formazione di Brixen ha facile gioco nel liberare il pivot che si trova solo, solissimo, tu per tu, e segna la rete del 29-23, quindi Mezzo Corona sotto di due reti, quando di sei reti, scusate, quando era stato sotto di due reti fino a pochissimo tempo fa. Mezzo Corona, Gislimberti che riesce a segnare da fuori. Saranovic si fa parare e gli arbitri decretano palla nuovamente al Bressanone, quando era stata riconquistata dalla formazione di casa. Risultato di 29-24 per il Bressanone, quando mancano poco più di 4 minuti. Elena Pedron para su put, palla che torna al Mezzo Corona. Mezzo Corona che dà le due ali, prima dalla Valle e poi De Mattio, si fanno parare dalla Prunster, due tiri, però la palla finisce in fallo laterale, quindi ritorna nelle mani del Mezzo Corona, che può nuovamente ragionare e riattaccare quando è sotto di 5 reti e mancano poco meno di 4 minuti. Campestrini, un altro passaggio buttato purtroppo al vento in fallo laterale che nessuno può arrivare a prendere, e quindi Bressanone può tranquillamente tornare in attacco. Bressanone con la solita formazione, adesso è uscita Abicher e davanti ci sono Saranovic, Di Pietro e Put, e alle ali contropiede del Mezzo Corona, che però con Dalla Valle prende la traversa. E dall'altra parte Hilber libera, riesce a segnare la rete del più 6. Bressanone 30, Mezzo Corona 24. Un Bressanone comunque che è stato messo in difficoltà. De Mattio che prova un'improbabile improbabile entrata e Saranovic che prova a penetrare, si fa parare il tiro da Pedron, ma gli arbitri decretano un tiro di punizione dai 9 metri a favore del Bressanone. Esatti 2 minuti al termine della gara. Pedron para e la palla però finisce fra le mani di Violetta Vegni, che si fa parare il tiro da Elena Pedron, ma subendo fallo da Enrica Terrana, la quale è stata esclusa per 2 minuti. Al tiro la Giada Babbo, che segna la 31esima rete per il Bressanone. Bressanone 31, Mezzo Corona 24, quando mancano 1 minuto e 30 secondi al termine della gara. Mezzo Corona che sicuramente a sprazzi ha fatto vedere delle buone cose, e adesso Dalla Valle tenta la penetrazione, però viene fermata con un fallo da parte della difesa altoatesina, e quindi Mezzo Corona può tornare
a giocare dalla valle. Faig dalla valle, Campestrini dalla valle, dalla valle che perde la palla, non si è capito molto in questa azione, e la palla finisce nuovamente fra le mani del Bressanone. Una fase che ha portato a decretare un tiro dai 7 metri a favore del Bressanone e un'esclusione per Giulia Faig, la giocatrice del mezzo corona. Gli arbitri hanno ravvisato un fallo punibile da parte della stessa. Tira Di Pietro che segna e infila Elena Pedron. Di Pietro la rete del 32 a 24 e del più 8 per il Bressanone. Mezzo corona che sicuramente adesso il più 8 sicuramente non fa giustizia alla squadra di mezzo corona. De Mattio che tenta un'improbabile entrata dall'ala. No, e dall'altra parte sarà Hilbert che segna la rete del 33 a 24 quando mancavano pochi minuti, secondi alla fine, mancano 5 secondi. Partita pressoché finita e il Bressanone porta a casa il risultato con 9 reti di scarto, chiudendo sul 33 a 24 la gara. Gara che sicuramente ha visto un mezzo corona diverso rispetto alla precedente il precedente match disputato la settimana scorsa a Prato. Oggi ha saputo far valere di più le sue doti, ancorché alla fine ha dovuto soccombere per 9 reti dalle campionesse d'Italia in carica. Sicuramente però il risultato non rende totalmente giustizia al mezzo corona, che ha disputato un'ottima gara e addirittura si era portato a 2 reti nella seconda frazione, avendo anche la palla di accorciare ancora di più. Bene, è tutto per questa sera dal palazzetto di mezzo corona. Ci vediamo la settimana prossima, ci sentiamo il 21 quando il mezzo corona ospiterà la formazione del Cellini Padova, e in una gara sicuramente dai contenuti agonistici molto alti. Grazie di tutto e buonasera a tutti quanti ed arrivederci.